Oramai da qualche tempo si rincorrono le voci di uno showcase dedicato a PlayStation 5, atto a contrastare la strategia di comunicazione di Microsoft per la sua Xbox Series X. Un evento, quello di Sony, durante il quale si vociferava sarebbe stato mostrato qualcosa in più sulla console di nuova generazione. A fugare ogni dubbio riguardo questa possibile presentazione ci ha finalmente pensato il CEO di Sony in persona, Kenichiro Yoshida, che ha recentemente dichiarato in occasione di un meeting con gli azionisti che i giochi per PlayStation 5 verranno presentati a breve e che la console avrà una lineup di titoli davvero irresistibile. Non sono state indicate date precise, ma voci di corridoio parlano di un possibile evento fissato già per i primi giorni di giugno. Yoshida è quindi stato ben attento a non rivelare dettagli specifici a riguardo. Tuttavia, ha però chiaramente parlato di un reveal oramai imminente, specie per quanto riguarda i giochi in arrivo su PlayStation 5, specificando anche che verranno presentati sia giochi first party che third party, tutti in grado di offrire esperienze di gioco davvero innovative. Non è detto poi che in questa occasione verrà rivelato ogni dettaglio sulla console. Sony infatti potrebbe organizzare altri eventi nel corso dell'estate per raccontare PlayStation 5 in ogni suo aspetto, magari con uno State of Play focalizzato unicamente sull'hardware. Ricordiamo poi che in un comunicato precedente Yoshida non si è fatto sfuggire l'occasione di lanciare una frecciatina a tutti quelli che in questi giorni stanno dicendo che il marketing di Microsoft sia effettivamente migliore di quello di Sony, dichiarando che per decretare il vincitore sarà necessario aspettare le vendite di PlayStation 5. Insomma, dopo il clamoroso evento dedicato alla Unreal Engine 5, che è stato fatto girare direttamente su una PlayStation 5, e la sbrigativa ma efficacissima presentazione del nuovo pad della console, l'ipertecnologico DualSense, Sony ora sembra davvero decisa a voler entrare nel vivo della promozione della sua PlayStation 5, mostrandoci finalmente i giochi. Come sappiamo, Microsoft, sotto questo punto di vista, ha già fatto la sua mossa con il suo Inside Xbox di qualche giorno fa, dedicato esclusivamente ai giochi terze parti, durante il quale ha mostrato sì alcuni giochi davvero interessanti, ma purtroppo anche ben poco gameplay. Staremo quindi a vedere se Sony sarà in grado di fare di meglio. Insomma, la curiosità è davvero tanta, e noi di Multiplayer ovviamente saremo sempre qui in prima linea, pronti a raccontarvi ogni news riguardo PlayStation 5. Per non perdere neanche uno dei nostri video, vi basta quindi iscrivervi al nostro canale YouTube e cliccare sulla campanella per attivare le notifiche. L'appuntamento è al prossimo video, qui su multiplayer.it.